Torna la cultura nel cuore di Napoli, il teatro l'esempio più importante di napolitanità, alla riscoperta di strategie moderne dal cuore antico. Tanti gli ospiti presenti all'inaugurazione del teatro, a riprova che Napoli può rinascere dalle sue tradizioni più popolari. Grazie al parroco del quartiere abbiamo incomodato tutto su questa splendida chiesa e facciamo un laboratorio per i giovani, attualmente ne sono 86, giovani del quartiere e non, ci tengo a precisare. E poi grazie all'associazione Sissi Liguri, che sono i genitori di questa ragazza che morì in un incidente ferroviario qualche anno fa, siamo riusciti a mettere su questo nostro sogno, questo piccolo sogno. Abbiamo un teatro che non è un modo per combattere le cattive campane del quartiere, ma è un modo per combattere tante situazioni, sia quella in primis, ma poi affiancandola alle altre campane cattive, tra virgolette, ci sono anche quella della poca cultura che ci sta subissando in questi ultimi anni, e quindi stiamo cercando di dare una boccata d'aria nuova, perché no, Napoli è anche oltre.